Poi vado su modifica, riempi, è importante, devo rimanere sull'immagine, sul layer che voglio espandere, quindi non posso creare un layer nuovo perché sul layer nuovo non ci sarà nessun pixel, quindi non potrà espandere niente. Devo mantenere la mia selezione su un layer che ha appunto dei pixel da essere espansi, e io vado appunto qua nell'opzione contenuto. Io posso riempire, come abbiamo visto precedentemente, in base al colore del primo piano, di sfondo del colore, oppure in base al contenuto. È proprio questo il comando magico che voglio vedere adesso con voi. Faccio ok, calcola, ecco, ha riproposto quasi perfettamente, mantenendo, vedete, la prospettiva. Vedete, qua c'è un po' di pasticcio che si può facilmente recuperare, però vedete che la base è molto buona perché mantiene la prospettiva di questo tavolato, di questo top, mantiene la prospettiva di questo palazzo con la stessa scansione quasi precisa. Vedete che c'è la scansione delle finestre, il marcapiano che continua, assolutamente regolare rispetto alla fotografia.